Ragazzi, allora guardate il risultato della pasta con le sarde. Ve la faccio vedere anche nella padella, perché poi direttamente quando è cotta si deve mantecare nel condimento. Guardate che buona. E ora me la magno. Guardate che cosa golosa che ha fatto mio marito. Queste sono le sarde fritte. Queste sono veramente una tira l'altra. Ragazze, siamo all'interno di una delle pasticcerie più buone di Palermo. Guardate, queste sono le sfinge di San Giuseppe. Naturalmente la pasticceria siciliana non ha eguali e non ha concorrenza. Guardate, queste sono cheesecake, frutti roll, torta principe nero, torta Sant'Onorè, panna e fragolina. Non esiste una pasticceria più buona di quella siciliana, palermitana. Pronto? Buonasera, prego. Allora, un altro pistacchio è una normale da portare via per mia figlia. Ragazzi, allora sono uscita e sono andata a comprare le sfince di San Giuseppe. A Palermo c'è un tempo antipatico, piove continuamente, cielo grigio. Io, nonostante tutto, ho messo una camicia rosa e questa collana con le sfere celestine turchesi, ma niente, la primavera non cerco di ricrearla a casa con i fiori, le piante, l'abbigliamento, però niente, la primavera non ne vuole sapere per ora di arrivare. E tra l'altro mio marito mi ha detto che anche domani ci sarà cattivo tempo, domani e domenica, fino quasi all'arrivo della primavera, fino al giorno 21 ci sarà cattivo tempo. Niente, vabbè ragazze, quindi sono uscita, ho comprato queste sfince di San Giuseppe che poi vi faccio vedere. Adesso vado a cucinare e devo fare le patate al forno con il pollo al forno. Il pollo però vi faccio vedere poi com'è. Allora, praticamente sono le coscette di pollo, cosce e sovracosce, che il carnezziere disossa completamente e le apre. Quindi voi vi mangiate la coscettina però tagliando con coltello e forchetta, cioè mi spiego meglio, non avete la coscetta con l'osso, ma bensì tutta carne perché viene disossata. E io la faccio panata, quindi olio e mollica al forno alle patate. Viene, ragazze, buonissime. Provate il pollo in questa modalità che viene veramente buono. Ok, a più tardi. Ragazzi, vi faccio vedere, guardate, sto facendo le patate al forno. Un suggerimento che vi voglio dare è questo. Non so se vedete che esce il vapore dalle patate, perché se voi le sbollentate 10 minuti in acqua calda, quindi le fate cuocere, io ho dato qua una sbollentata in questa pentola, e per poi cuocersi al forno ci vorrà molto molto meno tempo. E tra l'altro è anche un risparmio di energia elettrica, perché io ho il forno elettrico, quindi sciupa moltissimo. Quindi 10 minuti di sbollentata e cuoceranno molto prima. E questo invece è il pollo di cui vi parlavo. Vedete, queste sono coscette sovracosce che vengono disossate completamente. Poi io le ho fatte appunto panate e vengono buonissime, perché è la polpa della coscia che è molto morbida. Però non avete il fastidio delle ossa. E allora, ragazze, adesso con questo ultimo breve filmato chiudo il vlog. Allora, vi faccio vedere le patate al forno a cui ho aggiunto l'origano. Qua c'è il pollo che avete già visto. Adesso vi faccio vedere la tavola serale, quindi ho aggiunto solamente le candele, una candelina piccolina piccolina,
perché dovete sapere che ne ho tantissime, ma sono conservate in un posto che per il momento è impossibile prendere. E quindi la cravatta c'è sempre, come vedete, la cravatta c'è sempre, ho aggiunto le candele sempre un po' con il turchese, vi faccio vedere questa meraviglia e vi saluto. Ok, queste sono le sfince di San Giuseppe, poi abbiamo preso un po' di cannoli perché mia figlia non gradisce la sfincia, preferisce il cannolo. Ragazze, allora a questo punto io davvero ora vi saluto, è stata una bella giornata e appunto abbiamo festeggiato mangiando, ancora dobbiamo finire di mangiare appunto le cose tipiche palermitane per questa festa e niente, l'importante è stare in famiglia con la propria famiglia e niente, non desideriamo, mi sembra, nient'altro. Ragazzi, allora un bacio e al prossimo video. Mi raccomando, spolliciate se il video vi è piaciuto e iscrivetevi. Un bacio.